Andata Champions in chiave Napoli, macchiata dall'emergenza difesa, infortunato Koulibaly con il Covid. Maximovic. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Come sempre linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti, dopo un'ora di voce di popolo, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, Tony Molà in regia, oggi lo vedo un po' preoccupato, no, preoccupato, sorridente, ha sorriso immediatamente. Saremo insieme sino alle 14, ovviamente analizzeremo, oggi è mercoledì, la volata Champions che a 4 giornate dalla fine impazza nel campionato di Serie A e lo rende avvincente come non mai, così come la volata per la salvezza in coda con Spezia, Torino, Cagliari e Benevento che si giocano la permanenza in Serie A. E in tutto questo ci sono 4 partite come abbiamo detto, ma il Napoli purtroppo le affronterà con dei problemi di emergenza in difesa. Da ieri si è saputo, ma noi come chi ci ha ascoltato l'altro ieri, cioè lunedì mattina, sa bene che avevamo avvisato che Koulibaly, dopo aver giocato 15 minuti circa con i crampi nell'ultima partita pareggiata con il Cagliari, aveva avuto dei problemi muscolari. Bene, distrazione di primo grado alla gamba destra per Koulibaly, una decina di giorni fermo, rischia certamente, non giocherà la partita con lo Spezia di sabato e quella con l'Udinese di martedì prossimo, rischia di saltare anche la gara con la Fiorentina che si giocherà alla fine della prossima settimana al Franchi di Firenze. Avevamo avvisato, diciamo così, perché sapevamo che Koulibaly aveva avuto dei problemi lunedì mattina. C'è stata la conferma ieri di quello che avevamo detto lunedì in trasmissione, cioè questo infortunio muscolare per Koulibaly. Ieri poi si è presa anche la notizia della Covid per Maximovic, dunque la difesa è in pratica in emergenza con solo i due giocatori che potranno giocare, sono Rachmani e Manolas, che hanno giocato 2 volte solo insieme in circostanze non proprio positive. Nel primo tempo di Udinese-Napoli, quando ricorderete l'Udinese pareggiò il gol del Napoli, poi gli azzurri riuscirono a vincere alla fine con Bakayoko al 90° minuto, bene, qualche minuto, perché al 16° a Udine uscì per infortunio Manolas e poi alla fine del primo tempo uscì Rachmani, ma in quei minuti del primo tempo giocarono insieme. Poi hanno giocato insieme in un'altra circostanza, diciamo così, nefasta, negli ultimi 5 minuti di Sassuolo-Napoli sul 3-2 per il Napoli. Il fatto di giocare insieme poi costò al Napoli il rigore a favore del Sassuolo per il 3-3, come in tanti ricorderete. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Siamo già in collegamento con il giornalista di News Mediaset, Maurizio Pistocchi. Maurizio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ho fatto un preambolo perché il Napoli affronta non nelle migliori condizioni, a dire la verità, senza Koulibaly è un problema serio, questo finale legato alla Champions League, che comunque resta uno dei più avvincenti degli ultimi 20 anni, mi pare di capire. Sei d'accordo? Sì, sicuramente le assenze in difesa sono assenze importanti che complicano molto la gestione delle partite, perché sai, abbiamo voglia a dire il contrario, ma per giocare bene in attacco bisogna anche difendere bene e quindi avere un'organizzazione di squadra che ti consenta di essere sempre preparato anche nella fase di non possesso. Mancando dei giocatori, i giocatori titolari, ovviamente il Napoli avrà dei problemi in questo senso, però rispetto alle partite che hai citato tu è passato del tempo, c'è stato del lavoro durante la settimana, Gattuso è uno molto, molto accurato nei particolari della fase difensiva, quindi credo che anche con Rachmani e Manolas il Napoli possa presentare una difesa all'altezza della situazione. Certo, tutti dicono che il Napoli ha il calendario più facile, e in teoria è così, però è anche vero che gioca contro squadre che sono in zona di retrocessione e che quindi hanno la necessità di fare punti. Voi sapete molto bene che quando sei in zona di retrocessione
molto spesso devi tirare fuori tutto, tutto quello che hai dentro per uscire da questo tipo di situazione. Quindi non sarà facile né con lo Spezia né nella partita con la Fiorentina. Ovviamente però il Napoli che ho visto ultimamente è un Napoli che sta bene, anche se nell'ultima di campionato ha veramente regalato un punto, ha sbagliato troppe cose in fase di finalizzazione, ma soprattutto ha sbagliato nell'azione che gli è costata il gol dell'1-1. Questa quest'anno purtroppo è stata una costante del campionato del Napoli. Hanno spesso fatto degli errori individuali molto evidenti. Tu hai citato prima Sassuolo, il Sassuolo è stato l'esempio tipico, un'azione che a partita finita Bakayoko ha la palla, invece di giocarla deve calciarla lontano e la squadra sale e la partita è finita, insomma. Quindi errori veramente di gestione, anche di poca partecipazione alle fasi critiche della partita. Però ripeto, bisogna essere ottimisti, la rosa è all'altezza della situazione, mancano 4 partite. Napoli non può guardare più, non deve guardarsi tanto davanti, ma deve pensare partita per partita e a vincerle tutte. Senti, una curiosità, Maurizio, qual è la tua opinione su questa notizia shock, insomma clamorosa, del ritorno di Mourinho in Italia sulla panchina della Roma, che è emersa nella giornata di ieri e che cambia un po' anche le gerarchie, almeno in previsione, no? Sulla carta del prossimo campionato? Dunque, penso innanzitutto che la Roma abbia un direttore sportivo portoghese, Pinto, e che sia molto semplice per un direttore portoghese pensare a José Mourinho, che dopo Guardiola è il tecnico più vincente in attività. Se tu ci metti insieme anche il discorso che riguarda il procuratore di Mourinho, cioè Jorge Mendes, molto interessato al mercato italiano, perché in alcuni paesi oggi fa fatica a lavorare, per esempio in Spagna, sia col Barcellona che col Real Madrid ha un po' di problemi. Quindi avere una squadra importante come la Roma in Italia, in un campionato che è sempre stato un campionato seguito, e dopo l'esperienza anche con CR7 alla Juventus, che ha portato proprio Mendes con un contratto straordinario, credo che Mourinho sia un'operazione intelligente. Mourinho non può essere giudicato solo per le cose che sono andate male, ma va giudicato anche per le cose che sono andate bene. Lui ha fatto grandissime cose, è stato capace di vincere una Champions col Porto, ha vinto con l'Inter che non vinceva da 40 anni. Mourinho è un tecnico straordinario, è un allenatore che ha dei concetti di gioco abbastanza chiari, ma soprattutto è un grande gestore, un grande motivatore. Con Mourinho in Italia crescerà la tensione verso la Serie A, ci sarà grande battaglia anche mediatico. È un personaggio che divide, ma anche unisce, cioè come tutti i grandi personaggi, no? Quelli che vanno bene a tutti di solito sono delle mezze calzette. Invece uno che ha la capacità di essere divisorio, evidentemente perché ha delle caratteristiche sue personali straordinarie. Se pensate alla prima conferenza stampa all'Inter, quando disse io non sono Pirla, si dimostra la grandezza di uno che arriva da un altro mondo ed è già entrato in sintonia con un ambiente. Quindi succederà così anche a Roma. L'ultima è su De Laurentiis, che all'avvento di Mourinho alla Roma insomma ha avuto una reazione tra lo stranito e l'ammirato, indeciso se insomma rosicare, scrive il Corriere dello Sport, oppure applaudire. Ma il Napoli risponderà secondo te a questa operazione della Roma in modo adeguato? Ma sai, il Napoli ha delle alternative, ci sono delle alternative. Allora, io dico che un presidente di società deve sempre ragionare in base a quelle che sono le possibilità di spesa del suo club, ma anche ad un progetto tecnico. È molto importante che un dirigente decida, sappia, abbia la contezza di quello che la sua squadra può esprimere e attraverso quale idea di calcio, no? Partendo da questo presupposto, tu scegli gli allenatori. Io ho sempre detto e ribadisco il concetto, anche quando
poche ore fa davano tutti per fatto Sarri alla Roma. Io ho sempre detto che non c'erano stati contatti seri con la Roma e ritengo che oggi Sarri sia nella situazione di quello che potrebbe andare al Tottenham, perché al Tottenham l'aveva già cercato anche in passato, ma potrebbe anche essere disponibile per un grande club italiano che è il Milan. Perché il Milan non è sicuro che confermi Pioli. Aspetteranno di vedere anche come è andata, come finisce la stagione. Cioè, se non va in Champions, c'è un Pioli rischia. Cioè, secondo me, io direi proprio di sì. Cioè, come fanno a presentarsi con tutto quello che ha fatto il Milan quest'anno di buono, no? Perché il Milan sicuramente fino alla 21ª giornata è stato in testa, però se poi crolli così clamorosamente nelle ultime giornate e non dovessero, io gli auguro naturalmente di centrare l'obiettivo, ma non dovessero centrare l'obiettivo Champions, diventerebbe molto difficile difendere la posizione di Pioli. E credo anche che Sarri sia un allenatore che al Milan farebbe straordinariamente bene, perché a Milan c'è una cultura del lavoro, c'è una cultura diversa rispetto a quella della Juventus, no? La Juventus c'è la cultura della vittoria, devi vincere e basta, e a volte non basta neanche quello. Al Milan c'è un discorso diverso, e quindi credo che Sarri sarebbe l'allenatore perfetto per il Milan. Perfetto, grazie allora a Maurizio Pistocchi per questa chiacchierata. Maurizio, buon lavoro e buon pomeriggio. Grazie a voi. Grazie a Maurizio Pistocchi da News Media. Siete tra qualche minuto con noi Enrico Fedele per il filo diretto del mercoledì, e insomma ne sentiremo delle belle. A tra poco. Marte Sport. Rieccoci in studio in diretta, Gianluca Gifuni per Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Oggi è mercoledì 5 maggio 2021, insomma anniversario della morte di Napoleone, che oggi viene celebrata da più parti. A proposito di Koulibaly, non possiamo, visto che c'era l'assenza del calciatore per almeno per le prossime due partite, forse tre, non possiamo non prendere in considerazione i dati di Koulibaly nella difesa del Napoli, perché il Napoli con Koulibaly ha una media punti vicina ai 2,20, senza Koulibaly la media punti scende, pensate, a 1,35. Con Koulibaly i gol subiti sono 0,80 nel Napoli, quindi meno di 1 a partita in media, senza Koulibaly diventano 1,70, quindi praticamente più del doppio dei gol in media subiti senza Koulibaly. Quindi senza Koulibaly il Napoli subisce più gol e fa meno punti nelle partite in media, con Koulibaly fa più punti e subisce meno gol. La differenza è evidente nei dati delle partite disputate dal Napoli in questo campionato. Koulibaly non ci sarà nelle prossime 2-3 partite, la prossima non ci sarà neanche Maximovic, almeno per tutte e tre, perché è affetto da Covid, a meno di una positività lampo del calciatore. Dunque la difesa del Napoli sarà affidata a Manolas e Rachmani come centrali, che hanno giocato, ve lo ripeto, dopo un'accurata ricerca ho verificato che hanno giocato i due insieme soltanto a Udine a gennaio, in Udinese-Napoli nel primo tempo, quando poi al 16esimo, quindi per 16 minuti al 16esimo, Manolas uscì dal campo per infortunio, e poi al 45esimo uscì anche Rachmani dopo un primo tempo non proprio brillante. Quindi hanno giocato in quei 16 minuti iniziali di Udinese-Napoli, poi è finita 2-1 per il Napoli col gol di Bakayoko alla fine, e hanno giocato insieme un'altra volta in un'altra circostanza non proprio positiva negli ultimi 5 minuti di Sassuolo-Napoli, quando il Napoli era in vantaggio per 3-2, entrò Manolas a far coppia con Rachmani e il Napoli subì il rigore del Sassuolo al 94esimo per il pareggio degli emiliani sul 3-3. Queste le uniche due circostanze non proprio belle e favorevoli in cui hanno giocato insieme Rachmani e Manolas, a cui è affidato il centro della difesa del Napoli per le prossime partite della volata Champions.